Entrano in campo in questo istante le due formazioni, Italia ed Ungheria, accolte da un fragoroso saluto del Palla Tiziano in Roma. È tutto ormai prontissimo per questa finale della Dream Euro Cup 2024. Tengono la mano le due formazioni che daranno sicuramente spettacolo, due formazioni valide con tanti elementi di qualità, tante rotazioni, rosa lunga e di alto livello. Inizia il match con il primo giro palla da destra verso sinistra per i ragazzi in tenuta rossa e bianca. Il pallone è partito potente, sì, ma non indirizzato verso lo specchio difeso da Onodi, quindi ripartenza Ungheria, stop ed Osomman, tutto da rifare, ancora Onodi, che sbaglia, errore di leggerezza qui superficiale, traversa di Pergentili a porta vuota, ripartenza Ungherese, secondo Sabò, doppio passo, chiuso da Ballotta, la rimessa azzurra. Ungherese, parte Sabò puntata, Giovinetti respinge, Ammerusha lontana, direzione Pergentili, bello il triangolo, Ammerusha riesce a toccarla, non a controllarla definitivamente, poi prova il dribbling anche se è rischioso, Ballotta in porta, Piergentili chiuso da Bodish, ripartenza Ungherese, scusate che si affrontano a viso aperto, destro potente ma largo ancora, ripartenza Piergentili, Amoa, due contro due potenziali, Amoa in porta, destro largo di poco, il tiro di Amoa, trasquillo di ripartenza rapida per l'Italia, contrasto in mezzo al campo ancora, ci riprova Piergentili, puntata, traversa la seconda per il 10, poi Daniel allontana, Sabò si continua a giocare, Ballotta deve coprirlo, Sabò libera il destro, è super gol del bomber ungherese, la differenza la fa l'ultima azione, la traversa di Piergentili e il gol di Sabò, vantaggio Ungheria dopo 8 e 30 di gioco, il match è bellissimo. Rimessa Italia, Licata, proprio da Battistella, prende il campo l'11, Licata può andare in porta, altro destro di controbalzo, sempre a sfiorare il legno vicino a Onodi. Piergentili lascia anche lo spicco di sole, golasso di Delle Foglie, il primo tocco sul pallone del 3, è magnifico, un sinistro spettacolare, ha battuto la porta ungherese, pareggio italiano con Delle Foglie 1-1 al 14° del primo tempo. A destra riparte il secondo tempo di uno splendido Italia-Ungheria, Piergentili subito Delle Foglie, ancora a centro, Amoa non tocca, Piergentili si gira, respinto da Bodish in due tentativi, Sabò allunga il passo, rollata, ancora Sabò, Giovinetti dice di no, Amoa mette il pallone a terra, conta il direttore di gara, deve velocizzare la rimessa, qui Amoa cerca Piergentili con uno schiavetto morbido però troppo, si espone l'Italia alla ripartenza ungherese, 3 contro 2, Bodish va in porta, Giovinetti copre benissimo il primo palo, in caduta con il ginocchio, la respinta dell'estremo difensore italiano, Sabò stop, destro sul piede di Delle Foglie, poi traversa di Bodish, Delle Foglie ancora a terra, ancora Pepa, la tiene in campo, lotta Gonzalez, la palla ancora in campo, sempre Pepa, gira su Ammerusha, 3 contro 2 Italia, Ammerusha prova il dribbling centrale, respinto da Bodish, servito ancora il 42 piattone, Giovinetti, occasione barra errore da una parte, occasione dall'altra, ripartenza Italia, Ammerusha può andare in porta, esce Onodi e lo chiude, ancora Ammerusha, porta vuota dell'Ungheria, recupera per tempo Daniel Bodish, Piergentili va sul pallone, calcio d'angolo Italia, Bodish chiamato alla distanza, Piergentili va da Ballotta, scambiano i due, ancora Piergentili, regalato il pallone però Bodish, buono il dribbling, Ballotta deve recuperare la posizione, pensa al destro, c'era lo spazio sul primo palo, Giovinetti riesce a metterci il tacco, Piergentili, piccoli passi del 10, sterzata rapida su Pepa, prova a tagliare fuori la difesa ungherese, riesce Pepa ad andare in porta, Onodi colpito, Piergentili questa volta non può sbagliare, da due passi il numero 10 italiano che fa esplodere per la seconda volta di gioia il palazzetto dello sport del Villaggio Olimpico,
va in avanti l'Italia su un'ottima azione corale da pinna vincente di Piergentini che supera Onodi, 2-1 Italia. Tutto ok per la retroguarda ungherese. Zelles si allunga male la sfera, Ambrosio rapidissimo, piccoli passi, sterzata Piergentini, non servito, palla un po' scomoda, ancora Ambrosio a recuperare, Zabobo nel triangolo, Zelles in porta, troppo lunghe le maglie azzurre in questo caso, triangolo perfetto tra Zelles e Zabò, colpita l'Italia al cuore, destro vincente di Zelles, si torna sulla parità, equilibrio nel match. Palazzetto che alza i toni, alza il volume, trova l'incitamento per i suoi azzurri, rischio, vera ballotta, ritorno di Dosoman che può strappare, Andrush, Piergentini! Non c'è tempo per l'Ungheria per rimettersi in carreggiata, c'è invece l'Italia che sfrutta le indecisioni della retroguardia ungherese, doppietta del 10, 3-2 Italia, colpo su colpo rispondono gli azzurri, esplode il palazzetto. Sinistro poi non ha fatto male ad Onodi, ora verticale Zelles, Piergentini mette il fisico, palla scippata a Zabò, destro respinto da Dosomon, Bodi, Seno Luca su Amrush, ripartenza Italia, Dosomon si muove, riparte Amrush, ora deve appoggiare però, ballotta, apre bene il campo, sempre su Amrush, Dosomon può cavalcare la corsia di destra, Amrush taglia interno, entrata dura, ancora Amrush, la tiene lì Mancino, chiuso il recupero lungo da Zabò, era andato ad incocciare con il suo destro sulla traversa, poteva uscire franto il 10, ha trovato invece la doppietta che manda in estasi il palazzetto dello sport di Roma. È tutto per oggi per questo super match della Dream Eurocup 2024, applausi meritatissimi per Italia ed Ungheria. Arriva il grande applauso per Ungheria ed Italia che si sono guadagnati, meritati a mani basse questa finale della Dream Eurocup 2024. Alla fine la meglio l'Italia che ribalta il vantaggio siglato dalla bomber Zabò, Ungheria che esce a testa altissima, una vittoria comunque per lo sport, questo è poco ma sicuro. Fatte da persone magnifiche, accompagnate da staff spettacolari, veramente senza parole, non potrei chiudere con altro se non con un ringraziamento, un caloroso abbraccio da Marco Latanzi per Flash Sport e un saluto con la corsa dell'Italia verso la tribuna del Palatiziano.